Ciao a tutti, io sono Mirko e oggi vediamo come aggiornare il firmware del ricevitore FRSky X4R. Per eseguire questa operazione, oltre al ricevitore, ci servirà il cavo servo che viene dato insieme al ricevitore, una scheda micro SD e un cavo USB mini USB da collegare alla TARANIS, oltre ovviamente il collegamento a internet per poter scaricare il firmware dal sito ufficiale. Adesso scarichiamo il firmware. Una volta arrivati nel sito ufficiale frsky-rc.com, andiamo nella barra di ricerca e digitiamo X4R. E avviamo la ricerca. Andiamo su X4R SD, che è il nostro modello di ricevitore. Apparirà questa pagina e andiamo su Firmware. Clicchiamo e scarichiamo l'ultima versione disponibile. Clicchiamo su Download e diciamo OK. Una volta scaricato il file, possiamo estrarlo. Clicchiamo e trasciniamo. All'interno della cartella abbiamo due file che sono la versione EU o non EU del nostro ricevitore. Vediamo adesso come capire se abbiamo la versione EU oppure non EU della TARANIS. Per capire che versione abbiamo della TARANIS, il metodo più semplice è andare sul menu, nella pagina 2 e scendere fino a Mod. In base a quello che possiamo scegliere su Mod, capiamo che versione è la nostra radio. Se in mod possiamo scegliere D8, D16 o LR12, significa che la nostra radio è stata prodotta prima del 2015, oppure se è stata prodotta dopo il 2015 è una radio non EU. Se possiamo scegliere solo D16, significa che la nostra radio è stata prodotta nel 2015 ed è una radio EU. Se possiamo scegliere D16 o LR12, significa che la nostra radio è una radio EU prodotta dopo il 2016. Arrivati a questo punto, non ci rimane altro che inserire la scheda micro SD all'interno della TARANIS, in questo verso, collegare il ricevitore nella porta SmartPort, assicurandosi che la terra sia a sinistra, i 5V al centro e il cavo telemetria a destra. Adesso dobbiamo accendere la TARANIS in boot mode. Per fare questo, premiamo questi due trim all'interno e clicchiamo il tasto accensione. Una volta che abbiamo questo menu, dobbiamo collegare la radio al computer. Prendiamo il nostro cavetto mini USB. Lo colleghiamo alla radio e poi al computer. Come vedete, qui compare USB Connected. Una volta collegata la TARANIS al PC, avremo due nuove unità: l'unità F, che è quella relativa alla micro SD, e l'unità G, che è quella relativa alla memoria della TARANIS. Come abbiamo detto, copiamo i file del firmware nella micro SD. Quindi useremo l'unità F. Andiamo in Download, clicchiamo sulla cartella del firmware e copiamo i file. Poi torniamo indietro, andiamo nell'unità F e li incolliamo. Siccome la Quickset non riesce a leggere i nomi di file troppo lunghi, se dobbiamo flashare la versione non EU, dobbiamo rinominare il file con qualcosa di più corto. Basterà semplicemente togliere un paio di lettere per fare in modo che il sistema riesca a vedere il file. Quindi andiamo su Rinomina e semplicemente togliamo un paio di lettere. In questo modo la TARANIS riuscirà a leggere il file. Dopo aver fatto la rimozione sicura dell'hardware, possiamo anche staccare il cavo mini USB. Poi andiamo in Exit. Adesso teniamo premuto il tasto Menu e andiamo nella pagina 2.
che è quella relativa al contenuto della microSD. Come vedete ci sono i due file che abbiamo caricato prima. Siccome la mia Taranis è una non EU, andrò a flashare il firmware non EU. Se invece voi avete una Taranis EU, dovete flashare il firmware EU. Quindi, per flashare, tengo premuto il tasto Enter e devo cliccare su Flash External Device. Quindi premo Enter. Sta scrivendo, come vedete. Ecco fatto, ha completato il flash del firmware. Possiamo pure spegnere la Taranis e scollegare. Adesso colleghiamo il ricevitore al flight controller e vediamo se è tutto a posto. Dopo l'upgrade del firmware, il ricevitore è rimasto bindato e non è stato necessario rieffettuare le operazioni di bind. Adesso colleghiamo. Andiamo su Connetti. Visto che il flight controller è già configurato, andiamo direttamente sul ricevitore. Muoviamo gli stick e rispondono, perfetto. Le switch. È tutto a posto. Possiamo dire che le operazioni di flash sono andate a buon fine. Questo era il mio tutorial su come effettuare il flash del ricevitore FRSky X4R. Se vi è piaciuto il video mettete mi piace e non dimenticate di iscrivervi al canale.